la possibilità di, secondo te, ecco, per evitare delle visite inutili al telefono, tu, Sì. insomma, più quali possono essere i suggerimenti che possiamo dare alle persone a casa che ci stanno guardando? Sì, guarda, allora io propongo tre domande che solitamente facciamo nell'intervista telefonica a persone che poi ci contattano per un annuncio qualunque. E infatti, a volte proprio per evitare visite da sconosciuti che poi alla fine non ti porterebbero a nulla, ci sono tre domande che effettivamente riesci a, come posso dire, già eliminare un bel po' di persone che sarebbero venuti altrimenti a casa. La prima domanda che mi viene in mente potrebbe essere rispiegare l'annuncio, perché spesso e volentieri le persone guardano l'annuncio, guardano le belle foto, chiamano, vogliono vedere casa, senza però aver capito bene la descrizione dell'appartamento. Quindi io credo che una domanda da fare subito è, non so, signora, cosa le è piaciuto in modo particolare della casa che vuole? Che ha visto di casa mia. E magari quella persona dice: no, non so, adesso non mi ricordo. Già lì è importante sapere che bisogna rispiegare la casa. Signora, guardi, vedi che la mia casa ha tre stanze a letto, un soggiorno, due bagni. Già lì che magari la persona pensa che è un immobile più grande o un immobile più piccolo, magari dirà: ah, ok, allora credevo fosse un appartamento più grande, credevo fosse un appartamento più piccolo. La seconda, che credo che sia la più importante, è che può capitare magari che la persona abbia quel budget da spendere richiesto dal venditore, però i tempi poi non coincidono. Cioè, faccio un esempio: io ho bisogno di vendere casa per ricomprare e ho bisogno di almeno 6 mesi per libera la casa, perché poi devo cercarle un'altra nuova. E in quel momento lì magari un acquirente va bene la tipologia di immobile, va bene il prezzo, però la tempistica poi non c'è. Cioè magari lui deve comprare entro 30 giorni. Quindi verrebbe a casa inutilmente, in un certo senso. Oppure al contrario, uno ha bisogno di vendere in fretta per motivi personali e invece in realtà la persona, non so, ha bisogno di almeno 6 mesi, perché? O perché deve vendere casa sua, o perché deve ancora avere una risposta da parte della banca. Quindi la domanda è, cioè, anzi, è da esprimere anche un po' la tempistica, è importante, ma già da telefono, da qui già si possono evitare, 3 visite su 5 si riescono ad evitare. Poi, diciamo, la terza, che credo che sia una cosa abbastanza interessante, perché spesso e volentieri le persone vengono un po' una alla volta, cioè viene prima la fidanzata, poi viene il compagno, poi Sì, viene il genitore che deve finanziare, poi viene lo zio perché lui ha esperienza in muratura, il terzo l'architetto, ok. Quindi io, diciamo, direi subito di, non so, proprio perché spesso le persone non hanno così tanto tempo, dire: guardi, siccome in realtà noi siamo pochissimo a casa, di far eventualmente venire tutte le persone coinvolte all'acquisto, anche persone che vogliono magari dare un'occhiata, non dico in un unico appuntamento, però di cercare di invitare un po' tutti i parenti, tutte le persone che vogliono in realtà partecipare a quella. sì, questo è già quando si presenta una persona, ad esempio di una coppia, è già un indicatore di, insomma, poca, non dico propensione, per l'amor di Dio, perché comunque si può tranquillamente, insomma, cioè, magari ci sono anche esigenze lavorative, ma per come sono abituato io, ad esempio, poi ognuno di noi personalmente ha delle proprie abitudini quando devo effettuare un acquisto importante e, insomma, la casa è l'acquisto più importante nella vita di una persona, io mi muovo sempre con mia moglie, quindi che costituisce tutto il potere decisionale anche per andare a disturbare il meno possibile. Al limite, se faccio una seconda visita, la rifaccio sempre con mia moglie, quindi questa è un po' la mia abitudine. Intanto, ragazzi, io saluterei la nostra collega Silvana, ok? Ciao Che è Silvana. la nostra carissima collega di Milano, e che anche lei fa parte di CRS come noi, bravissima. E,
Diceva appunto anche, c'è una domanda da parte di Silvia da casa, in questo caso come ci si comporta, ecco, probabilmente se... Io Antonio, posso rispondere a questa domanda qua con una operazione che può lasciare un po' perplessi i potenziali, ripeto, visitatori, che è quello di richiedere un documento di identità. Io ad esempio all'interno di questo piano marketing in 30 punti ho quello della qualificazione pre-visita nel caso ci sia da fare un mutuo con il nostro blocco di mutui. Giusto per ricollegarci anche al discorso della coppia che stavate dicendo poco fa, ieri ho avuto una video qualificazione, quindi ho avuto una connessione a video tramite Zoom con una ragazza, era in macchina, stava guidando, mi ha fatto un po' ridere questa cosa, no? E il suo fidanzato invece era già a casa, poi lei ha parcheggiato, ci siamo riconnessi. Allora, io ho spiegato a questi ragazzi che questa chiacchierata iniziale è il preludio poi a quella che sarà la visita fisica, che quindi lo scambio di informazioni deve essere assolutamente reciproco. Nello specifico, per tutelarsi, rispondo a Silvia e alle persone che ci stanno ascoltando, ci guarderanno poi nelle repliche, un privato non deve farsi problemi a chiedere un documento di identità. Io stesso come agente immobiliare chiedo attraverso un mini sito dedicato per ogni immobile, se in vendita, se in affitto, in questo caso specifico della vendita, c'è uno spazio dove le persone, per avere la possibilità di confermare un video incontro, devono inserire gli estremi del documento. Questi estremi del documento verranno poi riportati anche sul cosiddetto foglio visita, foglio informazioni, che tra l'altro è anche utile sempre in tema di protocolli di sicurezza in questi giorni a Milano, perché io e Marco che ieri abbiamo ripreso, sebbene non ci siamo mai fermati in quei 60 giorni, però diciamo ieri abbiamo ripreso proprio a uscire, a incontrare anche le persone con gli adeguati accorgimenti nel caso di controlli delle forze dell'ordine. Quindi il privato deve accertarsi dell'identità della persona che certo, in casa, una maniera più assoluta. E come si fa questa cosa? Tramite un'email. Guardi, allora io per confermare la visita avrei bisogno gentilmente di ricevere una scansione fonte rete del suo documento di riconoscimento. Mai inviare documentazione dell'immobile senza aver ricevuto un documento. Mi riferisco anche solo banalmente alla semplice planimetria, perché un malintenzionato potrebbe sfruttare quella planimetria per cercare di capire i punti deboli dell'immobile. Sì, esattamente. Poi c'è anche Marco che forse voleva prendere parola sul discorso appunto di sottolineare quello che è anche il momento che stiamo vivendo ancora di più. Insomma. Esatto. Sì, direi proprio che questa diretta vive ed è contestualizzata proprio in un momento dove tutti siamo chiamati per responsabilità, senso civico, a tutelare veramente i proprietari. Io ho veramente una selezione telefonica e un'accuratezza nel farlo che spesso mi pongo quasi indisponente nei confronti dell'acquirente, che non sempre è sensibile al rischio che si corre nel voler richiedere anche con insistenza una visita. Questo da un lato può dare un po' un'indicazione del mercato dove comunque c'è una richiesta, ma oggi quello che a me preme è tutelare la salute del cliente. La casa arriverà tra qualche settimana, non ci deve essere l'urgenza di correre dietro alla visita, e spesso un acquirente viene proprio demoralizzato dalle nostre domande, perché io quasi insistentemente confermo che quella casa è al secondo piano senza ascensore. Signora, ma lei ha idea di cosa voglia dire essere al secondo piano senza ascensore? Ma vorrei provare a fare le scale. Guarda, se trovi il suo condominio, si faccia due rampe di scale. È vero, è brutto, però sostanzialmente oggi non dobbiamo fare nulla di più per mettere a rischio nessuno. Io su questo veramente sono molto sensibile e credo che sia il punto di forza oggi di un professionista. Anche solo dire a un acquirente non faremo la visita se lei non rispetta il nostro protocollo che abbiamo diciamo predisposto per le visite, dai dispositivi di sicurezza alle distanze, alla verifica che comunque non ci sia nessun sintomo. Quindi oggi più che mai la casa è importante, ma direi che oggi mi preme la salute dei miei clienti, e perché no la mia, perché poi torno a casa da mio figlio e nulla deve essere messo a repentaglio. Ecco, quindi come consiglio è veramente state molto attenti, fate le domande giuste e sottolineate le più banalità
insomma, le banalità della casa, che però possono essere un elemento di scelta. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? Beh, guarda, io volevo rispondere alla domanda di Silvia Maras, in effetti. E in questo caso come ci si comporta? Presumo sempre riferito un po' agli sconosciuti. Presumo. In linea, stiamo facendo tuono, fa poco tocca anche a me. Alex. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Alex. Sì, sì, ah, sì. Ok, sì. Pensavo volesse aggiungere qualcosa al mio amico Alex. Sì. Beh, io come dicevo prima, la parte telefonica è quella cosa, è la parte più importante con la persona che poi chiama dall'annuncio o dal cartello. E non trascurare, cioè non provare a non subito immediatamente fissare un appuntamento con la persona che ha chiamato e chiede di vedere l'immobile, ma cercare un po' di creare un rapporto, un'intervista con la persona, capire quali sono le esigenze. Quali potrebbero essere, diciamo, non so, le condizioni di acquisto. Quindi, come dicevo prima, la parte più importante è la prima telefonata. Quindi noi facciamo un'intervista ben precisa, abbiamo proprio delle domande specifiche. Certo. Tre domande, e quello che dicevo prima sono le essenziali.